Lecco FM, benvenuti. Siamo nel chiostro della canonica della Basilica di San Nicolò, insieme in compagnia di Giulio Boscagli. Buongiorno, buongiorno. E di Michele Parolari. Buongiorno a tutti. Entrambi sono i curatori della mostra sulla missione del 1961 dell'Arcivescovo Montini a Lecco. Chiedo a Michele, la mostra ha aperto ieri, domenica 14, rimarrà aperta qui nel chiostro della Basilica fino a domenica prossima, domenica 21. Quali sono state le esigenze alle quali volevate rispondere con questa mostra? Insomma, com'è nata? Allora, questa mostra nasce da un'idea del nuovo parroco, Don Davide Milani, di provare ad approfittare della canonizzazione Paolo VI per andare a studiare quella parte di vita di Montini in cui egli è stato arcivescovo di Milano, per andare a vedere come il rapporto con la città di Lecco durante questo periodo fosse stretto. Questo ci ha dato la possibilità di andare a ripercorrere, grazie a fondo d'archivio, grazie a pagine di giornale, grazie a documenti portati anche dalla comunità, questa storia di Montini, che ha come sua prima visita nel 55, nel febbraio del 55, poche settimane dopo essere stato ordinato vescovo di Milano, poi altre visite nel 59, nel 60, nel 61, fino all'ultima visita dell'8 ottobre del 61 in apertura della missione cittadina. Benissimo. Chiedo invece di raccontarci voi curatori nel dettaglio se ci fossero delle motivazioni particolari che emergono dallo scambio epistolare tra l'allora arcivescovo Ambrosiano Montini e l'allora monsignore Enrico Assi al fine di acquisire la testata del Resegone. Ecco, da dove arriva secondo voi e attraverso le vostre ricerche l'attenzione e l'interesse sull'informazione nel e per il territorio lucchese? Beh, diciamo che questa è una materia ancora tutta da scandagliare nel dettaglio. Noi però l'abbiamo rappresentata nella mostra perché diciamo che rappresenta un passaggio importante. Il Resegone è un settimanale cattolico che nasce, come sappiamo, alla fine dell'Ottocento, ed è stato per molti anni la bandiera dell'intransigentismo cattolico, cioè di quei cattolici sostanzialmente che si opponevano alle condizioni nate dopo la unità d'Italia. E fece le sue battaglie. All'origine del Resegone c'era un sacerdote, Don Scatti. Uno dei collaboratori era questo signor Verga, che dopo la morte di Don Scatti resta proprietario del Resegone, che si colloca sempre in un'area cattolica, ma sempre meno, come dire, legato all'istituzione ecclesiastica. Quando lui muore con i figli, il giornale perde un po' di credito e allora nasce dal vicario Assi, che era venuto qui per poi avere la successione di Monsignor Corsieri, che era molto anziano, nasce quell'idea di acquisire nuovamente il Resegone cartaceo, ovviamente settimanale cartaceo, alla curia, alla chiesa locale. E da lì nasce un epistolario, una collaborazione. Il cardinale Montini è molto favorevole a questa operazione, la sostiene in tutto e per tutto, chiede di tentare di acquisirlo in via monaria, diciamo, pagando un prezzo giusto, per avere a disposizione un organo di informazione che sia fedele alla Chiesa. La cosa non si rende possibile perché non si intendono sulle cifre, sulle modalità di cessione, eccetera. Allora, qui a Lecco viene fondato un settimanale alternativo, si chiama il Momento Incontro, poi Incontro Lariano, perché esisteva già un altro giornale con questo nome, che fa, diciamo così, la concorrenza al Resegone, fino a quando la concorrenza costringe i proprietari a cederlo, e quindi da allora, poi per molti anni, fino a, credo, al 76 forse, no, forse 86, insomma, il Resegone resta il settimanale del territorio lecchese, della Chiesa Cattolica presente nel territorio lecchese. Noi abbiamo rappresentato alcune lettere che dimostrano proprio come Montini fosse totalmente favorevole a questo.
L'Ecco FM, siamo ora insieme a Don Celeste Dalle Donne, che fu nel 1957 collaboratore dell'allora arcivescovo Giovanni Battista Montini. Ecco. Allora, devo ringraziare il Signore che mi ha dato questa missione da compiere, organizzare, aiutare a organizzare la missione di Milano assieme ai due sacerdoti, ai due fratelli Masadonna, adesso non mi ricordo il nome, ma il loro cognome era questo, ed erano importanti, che erano insegnanti in seminario e poi avevano appunto il compito di aiutarmi nell'organizzazione della predicazione. Le chiedo infatti in particolare quali fossero i suoi ruoli all'interno della missione Lecchese di Montini e quale ricordo ci vuole portare. Ma il mio compito era quello di organizzare la missione che arrivasse a buon termine. Soprattutto avevo l'incarico particolare di organizzare le missioni, la missione negli stabilimenti. E quando c'era la commissione interna completamente concorde a ricevere un predicatore, allora autorizzavo. Se invece la commissione interna non era concorde, dovevo riferire all'arcivescovo, che sarebbe intervenuto lui per vedere di mettere a posto la situazione. Giovanni Battista Montini, da arcivescovo e da papa, guardò alla modernità dritto negli occhi, senza diventarne però schiavo. Accettò quanto di buono stava offrendo, ma ne rifiutò i tratti più marcati. Aprì strada, insomma, fu un papa che abbracciò ortodossi, anglicani, riformisti, volò in Terra Santa nel 64, parlò anche all'ONU nel 65. Questo suo atteggiamento di dialogo con l'universale deriva dalla sua esperienza sui territori, sulla base del lavoro storico e storiografico con le fonti dirette che avete fatto per curare questa mostra? Sicuramente il legame con il territorio è molto importante nell'attività di Montini. Un legame importante e anche, posso dire, molto attuale. Questo è anche la dimostrazione del fatto di aver deciso di voler fare una mostra su questa figura, o anche la decisione di Don Davide Milani di fare le prossime giornate eucaristiche proprio sul tema della figura di Montini. Anche solo pensando a due importanti discorsi tenuti qua a Lecco dall'allora arcivescovo di Milano, fuoriesce questo importante legame con la modernità, con discorsi che sono molto attuali tuttora. In chiusura della visita pastorale nel 59, egli decide di andare a dialogare con il mondo dei lavoratori, con un mondo dei lavoratori che proprio negli anni 60 conosciamo come entrava in fermento e anche in confronto, in contrasto con il mondo ecclesiastico. Montini si sente di rassicurare questo mondo dicendo che lavoro e chiesa non sono per niente opposti, non sono per niente nemici, ma ancora più importante, dialogo, discorso fatto in apertura a Missione Cittadina 8 ottobre 61, Montini va a chiedere ai lecchesi in che rapporti essi fossero con la figura di Cristo, va a delineare la figura del cristiano inserito all'interno della comunità, dagli abituali, da chi si basa sulla consuetudine, da chi si allontana invece, da chi non crede. Ecco, sicuramente questo suo legame col territorio, questo suo aver girato molto anche il territorio della diocesi durante le visite pastorali, va ad influenzare la sua opera da cardinale e poi da papa, rendendolo molto attuale e rendendolo molto vicino anche ai discorsi che tuttora la Chiesa cristiana si pone.